Rieccolo Steve Alomai, ragazzi, benvenuti sul canale Belli Carichi, Pimpanti Arzilli, un altro video insieme in questo sabato di relax prima del weekend in compagnia di Francesco Dal Rio. Ci è tornato a trovare. Ah, salve a tutti e forza Juve. Forza Juve. Allora, è un periodo ovviamente un po' di vacche magre perché c'è il mercato, ma come sappiamo prima di Euro 24 qualche trattativa potrebbe anche chiudersi, ma è molto complicato, tanti rumors, tanti nomi ogni giorno, potremmo stare qua a fare la lista della spesa, però la cosa che impelle di più in questo momento è la bufera che sta incalzando l'Inter, e sul canale stiamo cercando di combattere questa situazione perché la Juve, per le stesse cose o anche molto meno, oppure senza aver commesso nessun illecito, è stata accerchiata, letteralmente accerchiata. Quindi con te, Francesco, andiamo a analizzare un argomento che hai studiato in maniera dettagliata, che è quello del capital gains, come si direbbe in inglese, plusvalenze fittizie. Spiegaci un attimo cosa ha combinato l'Inter in alcune trattative, perché sono veramente assurde. Allora, il problema è questo. Hanno ipervalutato, secondo la Procura di Roma, alcuni giocatori. Sì, è vero, sono stati pagati cash. Però dice, avete venduto a dei prezzi stratosferici, perché per esempio Zaniolo, che era un ragazzino, fu pagato, se non ricordo male, adesso la cifra non me la ricordo, però fu pagato parecchio, se non sbaglio era sui 20 milioni di euro, ecco. Quindi Santon invece all'opposto fu pagato tantissimi soldi ed era a fine carriera. Santon, un giocatore assolutamente mediocre, fu ipervalutato anche lui. Lo stesso successo con Casadei. Sì, è un giovane di talento, tutto quello che vuoi, ma 20-25 milioni, anche quello fu pagato, mi ricordo 20 milioni fu pagato Casadei dal Chelsea. Un ragazzo dell'Under 19 pagato 20 milioni era una cifra assolutamente spropositata. Ricordo che la Juventus è stata condannata per aver valutato dei giovani 10 milioni. Sì, è vero. Verissimo. Che poi sono giovani che si sono affermati a alcuni, quindi tutto sabato forse era Casadei, ancora non gioca nel Chelsea, ha fatto qualche campionato di Serie B in Inghilterra, cioè insomma non è che ha fatto, esatto, esatto, è stato girato in prestito, sì sì, non è un astro nascente come dicevano in quel momento. Adesso i rumor si sono placati sulla sua grandezza o la sua possibilità di emergere a grande campione, però in quel momento bisognava creare un po' di hype, probabilmente anche per aiutare l'Inter a venderlo a belle cifre, giustificare il passaggio. Ci fu un articolo addirittura, il futuro Rivera, terza idea, addirittura. Poi gli volevo dire, che Rivera è milanista, non è che... infatti, ci sono tenuti alti, nel dubbio, no? C'è sempre tempo per abbassare le pretese. Futuro Rivera, adesso hanno aperto questo fascicolo. La cosa che mi preoccupa è che l'ha aperta la Procura di Roma. Non so se abbia la competenza territoriale, probabilmente sì, è quello il problema. I contratti vengono depositati alla FIGC, che ha sede a Roma. Quindi comunque dovrebbero aprire, e poi mal che vada l'Inter dovrà chiedere lo spostamento territoriale a Milano. All'Inter non conviene chiedere il passaggio a Milano, perché la Procura di Roma, e lo so bene perché essendo cresciuto a Roma, è un buco nero. È un buco nero. Gli conviene che rimanga lì, perché se rimane lì c'è la possibilità che vada tutto in prescrizione. Infatti, se mi posso riallacciare al problema delle plusvalenze della Juventus, vai, assolutamente, fa sì sì, il processo ancora non hanno neanche fatto l'udienza preliminare, quindi doveva esserci l'udienza preliminare alla metà di marzo, siamo al primo di giugno e ancora non hanno fatto niente. Quindi, tu immagini i tempi della Procura di Roma sono infiniti, però mi fa piacere che almeno qualche cosa si muove, che viene fuori, no? Ne ha parlato credo tutto sport, anche se poco, però insomma si muove qualcosa. Io non so, Fra, se tu lo sai, visto che sei stata a Roma per un periodo, se ci sono degli interisti sfegatati come Roia anche nella Procura di Roma, no? Perché questo non lo so. Questo non lo so, ci sono dei romanisti sicuramente, dei laziali sfegatati alla Procura di Roma, anche forse qualche tifoso del Napoli,
Però non ti risulta, non lo sai. Non mi risulta che ci siano interisti sfegatati. Ah, sai, Lid fuori da Milano, sì, ha tifosi in Europa, nel mondo, a Roma no. Ma guarda, io adesso quando andavo quando vivevo a Roma, interisti di Roma non ne ho mai incontrati. Ho incontrato qualche tifoso del Torino. Ah, ecco, per esempio. Tifoso del Torino, tifosi della Roma, Lazio, ovviamente, sono le due squadre. Chiaramente. Tifosi della Juve, molti tifosi della Juve a Roma. Sì, è vero, questo l'ho riscontrato anch'io. Sì, sono rimasto stupito. Tanti mi scrivono anche nella chat. Sì, qualche tifoso del Milan, ci sono tifosi del Napoli, perché ci sono napoletani che sono venuti a Roma a vivere. Sì, sì. Napoli, poi la distanza è breve, ma tifosi dell'Inter no. Quindi c'è qualche speranza, ti ho fatto questa domanda mirata perché magari qualche piccolissima speranza remota. Vorrei io riportare le parole di Bosco, un giornalista che è juventino, ha detto che mi sembra, lui ha detto un articolo che è uscito sui social media anche, quindi era su tutto Juve, Juventus News 24, ha detto, dice, mi sorprende questa omertà che ci sia intorno all'Inter. E secondo me ha ragione, perché almeno la FIGC un piccolo comunicato lo doveva fare. Capito, cioè, avrebbe dovuto chiedere le carte, spero che le chieda. Speriamo. Perché questa è proprio omissione di completa, cioè tu non fai il tuo lavoro, cioè praticamente ti astingui, no? Come posso dire, ti esimi da fare il tuo lavoro per cui sei pagato e per mantenere un'integrità di un campionato, cioè quindi questa è una roba molto grave. Ecco perché anche il governo a un certo punto ha preso l'iniziativa di già la Covisoc, credo che la toglieranno da tutto. Sì, probabilmente. Dopo quella fuga di Pollami dall'ufficio. Sì. 4 su 5 era dato le dimissioni, quindi è decaduto completamente la Covisoc. E adesso vogliono anche mettere mano alla giustizia sportiva. Perché io la chiamo giustizia sportiva perché quel nome, però sì, di giustizia c'è proprio niente, sportivo neanche, perché non risulta che sono atleti. Quindi bisogna sempre chiedersi che cosa ci stanno a fare, perché fanno le cose un pochino per cavoli loro. Perché poi è strano, perché quando lavorano nei tribunali ordinari fanno il loro lavoro bene, poi passano alla giustizia sportiva, le decisioni sono prese in maniera totalmente, non lo so. Sì, senza un vero codice, una vera discriminante, un vero criterio, niente, sì, è infatti, così. Anche per riallacciarmi al fatto di Ronaldo, della sentenza sui 20 milioni che la Juventus doveva dare a Ronaldo, cosa hanno fatto? Una cosa che non aveva né capo né coda, gliene dai metà, che è il mercato delle vacche, scusate. Sì, sì, è incredibile, sono tornati i tempi del baratto e del... Sì. Che vuol dire tagliere metà? Perché... Infatti, io poi sono venuto a sapere che i legali della Juventus non erano per niente sorpresi, si erano già preparati, volevano solamente leggere le motivazioni per potersi appellare, e infatti sono appellati, e sono a un tribunale di giustizia ordinaria e non pagheranno un euro, probabilmente, perché il tribunale di giustizia ordinaria deve agire secondo la legge, i fatti sono chiari, e quindi prevedo, perché poi una volta che va in giustizia ordinaria c'è... prima istanza, poi c'è l'appello, poi si va in Cassazione, eventualmente anche in Consiglio di Stato, quindi prima che la Juventus pagherò questi soldi, hai voglia! E tra l'altro Ronaldo ormai ha perso la speranza, ha ringraziato la Juve tramite i social, perché ha detto questi soldi qua non li vedo neanche. ha tagliato corto, nel senso, ma ha risparmiato una trafila di roba e magari... Era il contrario, Ronaldo doveva dare dei soldi alla Juve, avrebbero girato la frittata, quindi... Vedrai che a un certo punto lascia perdere Ronaldo, perché tanto con tutti i soldi che guadagna... Sì, con tutti gli sponsor che ha dietro, le ultime pubblicità che ha fatto adesso con le maglie delle squadre saudite, con lo sponsor sul petto, insomma sta facendo tantissime campagne per guadagnare veramente milioni di euro, poi... guadagna 200 milioni all'anno, chi glielo fa fare di andare a prendere 4,9 netti? Sì. Sì, anche perché poi deve pagare gli avvocati, quindi ecco, tra l'altro, quindi 2 milioni
lascia perdere, insomma. Poi sono delle cifre notevoli, per lui sono bruscolini, insomma, sì. Tanto per dirla chiara. Allora, qualcosa si muove, speriamo bene, che io adesso la FIGC faccia qualcosa con Gravina, scordatevelo, perché Gravina è un immobilista. Piuttosto totale. Aspetta fino alle dimissioni dopo Euro 24, ma l'Inter non la tocca. Piuttosto ma neanche molla chi neanche tutto. Neanche Chinè. Sì. Vorrei ricordare che Chinè, che era il PM a Latina, fu quello che inzabbiò l'inchiesta sui passaporti falsi dell'Inter. Ecco, sì. E creò la legge dopo. Mi vorrei sbagliare, però lui era il PM di Latina che scoprì questa cosa dei passaporti falsi e lui un pochino la inzabbiò. Quindi non è che c'è da stupirsi quando Chinè certo. Non si muove. Per la Juve si è mosso molto rapidamente, anche troppo. Si vede che era premeditata la cosa. Quindi. E dopo ha contestato, sì, l'avevi detto fra dall'inizio, l'avevi detto e avevi anche capito cosa rischiavamo. La giustizia sportiva, perché non hanno nessun criterio. Allora, se tu vai a un tribunale ci debbono essere delle norme precise, ma le norme non ci sono. C'è questo articolo 4 di slealtà sportiva. Ma che vuol dire? Me lo devi quantificare cos'è la slealtà sportiva. Non puoi assorbire tutto e includere dentro lì in quel contenitore e poi dare una penalizzazione a capocchia. Pagare i giocatori, mettersi le dita nel naso. Cos'è la slealtà sportiva? Sì, sì. La devi quantificare, no? Grazie per la simpatia, per questo riassunto che hai fatto, e ci siamo anche divertiti, perché comunque in queste situazioni bisogna sorridere, perché se non vengono presi dei provvedimenti possiamo solo portare alla luce questi fatti, augurandoci che chi di dovere faccia il suo lavoro. Speriamo che farà. Un abbraccio, forza Juve. Grazie, forza Juve, e alla prossima. Ciao Stefano. Ciao carissimo. Ciao.